Allora, siamo qui con Andrea Borato di World Match, Adenada Rimini. Ecco, il mercato del gioco, secondo lei dove sta andando e quali sono i prodotti su cui puntate di più? Beh, la collaborazione è nata anche con Nazionale Elettronica perché pensiamo che il futuro preveda una convergenza di prodotti tra mondo online e mondo terrestre. Siamo stati tra i primi a puntare nella conversione di prodotti land-based a prodotti online e crediamo di continuare in questa direzione. Abbiamo cercato di coinvolgere più o meno tutti i maggiori operatori land-based in termini di produttori di giochi land-based nel mercato italiano, a cominciare dalle primissime esperienze con Magic Dreams, con Baldazzi, ora con Nazionale Elettronica. Ci sono degli altri nomi molto importanti sempre nel settore della produzione di giochi online terrestri con i quali siamo in trattativa avanzata e credo che continueremo in questa direzione. Di fatto l'opportunità che noi diamo ai produttori di giochi non è solamente quella dell'online inteso come tradizionale e quindi classico computer con l'apparecchiatura, con flash, con i client flash, ma di fatto portiamo anche tutta la parte mobile e quindi la compatibilità con l'Apple Store, con i dispositivi Android e non ultimo l'HTML5 che assicura una compatibilità trasversale con tutti i dispositivi mobile. Ecco, il mercato del gioco è sempre più punto anche di svolta, di spinta per quella che è l'evoluzione tecnologica e segue anche un'evoluzione del giocatore, quindi più tecnologia anche per un giocatore è sempre più evoluto. Certo, sicuramente l'aspetto tecnologico rappresenta un elemento fondamentale per l'esperienza di gioco del giocatore. Rimane comunque una fascia di giocatori molto importanti, giocatori high roller che derivano dal mondo terrestre e che gli operatori online faticano un po' ad attrarre verso l'offerta tradizionale online. Questo è uno dei motivi per cui noi proponiamo la conversione dei giochi terrestri ad online. Ecco, dove sta andando secondo lei anche il mercato italiano? Voi puntate su questo mercato perché? Beh, diciamo che noi puntiamo in generale sui mercati regolamentati. Mercato italiano è un mercato importantissimo che può ancora crescere molto. Può crescere molto appunto perché è un mercato regolamentato. È comunque un buon punto di maturazione. Motivo per cui ci stiamo muovendo anche su mercati differenti da quello italiano. Ormai la scelta per i produttori di giochi è praticamente obbligatoria, quindi i famosi .com sono stati abbandonati ormai nel 2012 e si attende l'apertura di mercati regolamentati nuovi come nuova opportunità di business, di fatto. Grazie.